Lavoro, tema scottanti, per alcuni anche un nervo scoperto del governo centrale, ma qui a Napoli presso la Camera di Commercio si discute di politiche di sviluppo del lavoro e questo è il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania e noi abbiamo voluto ascoltare alcuni degli intervenuti, vediamo com'è andata. Si parla di lavoro nel momento in cui a livello nazionale invece si discute sulla contrazione anche del pubblico impiego. Insomma, potrebbe sembrare una contraddizione in termini, ma com'è possibile coniugare questo momento di difficoltà con politiche di sviluppo del lavoro? Ma la riduzione della spesa pubblica, la riduzione del peso dello Stato costituisce la premessa, la precondizione per poter liberare di più la nostra capacità di crescere e di creare occupazione, quindi le due cose non sono in conflitto fra di loro. La riduzione del peso dell'impiego pubblico deve essere la conseguenza o la premessa di una maggiore efficienza dell'impiego pubblico, cosa di cui ha assolutamente necessità la nostra economia per poter riprendere a crescere. In particolare in questi giorni i dati Istat, seppure provvisori, parlano di una disoccupazione giovanile che è ai massimi storici. Purtroppo non solo siamo oltre il 36%, ma soprattutto in poco tempo, nel giro di pochi mesi, c'è stato un peggioramento di ben 7 punti nell'arco circa di 6 mesi. Quindi ciò che angoscia è la velocità con cui livelli già alti di disoccupazione giovanile stanno ulteriormente crescendo. Questo significa intervenire dal lato dei percorsi educativi, che sono causa non secondaria di questa incredibilmente elevata disoccupazione dei giovani, e applicare finalmente il nuovo apprendistato, che costituisce il modo migliore con il quale favorire l'ingresso sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani. Purtroppo si sono persi questi 6 mesi nel senso che non si sono dedicati ad applicare quell'apprendistato che era stato varato 6-7 mesi fa dal precedente governo per fare piccoli aggiustamenti che mi auguro non lo irrigidiscano ancor più. Invece abbiamo bisogno di incoraggiare le imprese a utilizzare l'apprendistato quanto più. Assessore, in questo momento abbiamo finito di parlare con l'ex ministro Sacconi, insomma si parla di politiche di sviluppo del lavoro in un momento in cui il lavoro sembra essere, come dire, nervo scoperto anche di questo governo nazionale. Sicuramente sì, è proprio perché è un tema centrale, è giusto farlo e farlo con chiarezza, dire che noi abbiamo bisogno di regole più semplici, noi abbiamo bisogno di un sistema che funzioni, il mercato del lavoro va sviluppato in una direzione che tenga dentro davvero i giovani, che tenga dentro quelli che sono oggi espulsi in difficoltà, e per far questo abbiamo bisogno per un verso di regole più semplici e di cambiare lo stato delle cose. In Campania lo stiamo facendo, dalla legge sull'apprendistato ai meccanismi di sostegno ai lavoratori cassintegrati, a una gestione che condivide con le parti sociali un sistema di cambiamento. All'altro lato abbiamo bisogno di un'attenzione del governo nazionale ed è utile la presenza dell'ex ministro del lavoro Maurizio Alconi, col quale abbiamo lavorato molto bene in questo tempo, perché evidentemente la questione Campania si risolve con l'impegno della Campania, e questo c'è tutto, ma si risolve anche grazie a un'attenzione vera del governo nazionale, che tenga attenzione viva con impegni concreti che significano soldi, significano risorse ben spese, su questo siamo d'accordo, ma lo stiamo dimostrando che sappiamo spendere, e che tutto questo si traduca finalmente in quello sviluppo, altrimenti rischiamo di sanzionare la Campania di oggi per le colpe della Campania di ieri. Al pubblico impiego campano, lei che è l'assessore regionale, insomma, cosa si sente di dire in questo momento in cui sono in molti a essere preoccupati per il loro futuro? Io credo che è sbagliata la logica di guardare alle politiche di rinnovamento e di riorganizzazione del sistema in termini di tagli di persone. Le persone non si tagliano, semmai si migliora la qualità dell'amministrazione. Secondo me la vera battaglia che in questo paese va fatta è quella di rendere più efficiente la nostra macchina. È così che si risparmiano i soldi, sono così che si fanno le cose di cui tutti sentiamo bisogno, non mandando le persone a casa, perché quello deprime l'economia, quello crea soltanto pericoli. Io spero che però non sia questa l'intenzione del governo nazionale, su questo comunque siamo pronti al confronto. L'organizzatore di questo momento di confronto
di, come dire, sviluppare un'idea intorno al problema del lavoro, un problema che in questo momento è particolarmente sentito, un nervo scoperto, è stato detto da più parti, anche da parte del governo nazionale. Coniugare politiche di sviluppo del lavoro in un momento in cui si tenda in un qualche modo di ridurre il numero anche degli occupati. Beh, diciamo che la questione del lavoro è una questione fondamentale per il nostro paese già da tempo. Le cifre della disoccupazione sono purtroppo in forte crescita, sono in forte crescita in tutta Europa, ma quello che più preoccupa è la disoccupazione giovanile, che ha raggiunto livelli ormai davvero insostenibili, circa il 36%, nelle nostre regioni ancora di più, quindi bisogna fare qualcosa sul mercato del lavoro. In questi giorni è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che per la verità non ci lascia un po', come dire, insoddisfatti, è certamente un passo avanti, ma non crea a nostro parere quelle condizioni per creare quella flessibilità, quella movimentazione che dà una spinta per costruire lavoro. Per costruire lavoro occorrono delle politiche attive molto forti, tra l'altro la Regione ci sta provando con varie iniziative, con il piano straordinario del lavoro, e quindi una spinta forte. Questa occasione è proprio l'occasione per confrontarci con leader politici nazionali, istituzioni, sindacato e impresa, per dare un confronto proprio su questo tema per lo sviluppo e per le politiche di lavoro. Si parla di politiche di sviluppo del lavoro nel momento in cui c'è tanto bisogno di lavoro e nello stesso tempo il governo pensa a ridurre anche il numero dei posti di lavoro. Insomma, all'operatore dell'informazione sembra quasi una contraddizione in termini. Beh, intanto bisogna pensare ad uno sviluppo che generi lavoro, non occupazione. Sembra la stessa cosa, lavoro e occupazione, in realtà sono due cose totalmente diverse. L'occupazione è qualcosa di statico, di adinamico, qualcosa che non produce. Il lavoro invece è cosa ben diversa, è la capacità di mettere il proprio ingegno al servizio di un bene che sa stare sul mercato, che sa competere, che sa battere i mercati nazionali e internazionali. Questo è il lavoro che noi vorremmo che si creasse, questo è il lavoro per il quale noi operiamo affinché il governo metta in campo iniziative, devo dire ancora troppo timide, iniziative capaci di invertire una tendenza al declino. Non funziona se continuiamo a chiudere la bottega, continuiamo a chiudere le luci, continuiamo a chiudere le insegne e ammainare la speranza. Funziona se noi rilanciamo le opportunità, e queste opportunità generano anche lavoro. Assessore, un'accoglienza potremmo dire calda le hanno riservato i disoccupati organizzati napoletani. Bisogna anche probabilmente compenetrarsi e mettersi dall'altra parte della barricata. Oggi si parla di politiche del lavoro, mentre il lavoro per molti resta ancora una chimera. Ha detto bene, per molti, per tutti su questo territorio resta una chimera e non ci sono vie preferenziali per nessuno. Credo che le istituzioni devono fare il loro dovere tenendo presente i diritti e i doveri dei cittadini. Le liste organizzate dei disoccupati hanno avuto nel passato molte chance, sono stati orientati, sono stati formati, è stato dato la possibilità di trovare un lavoro, cioè di essere proattivi. Sicuramente come cittadini sono dei cittadini del disagio, ma non sono cittadini che hanno diritto a una linea preferenziale. Per il resto credo che mi abbiano accolto, visto che non mi vedevano da tempo, con grande calore che io ricambio. Vicepresidente della Camera di Commercio, il dottor Di Matola, insomma, Camera di Commercio sempre più, come dire, vicina ai problemi oggettivi della popolazione a cui è interessata, in questo caso alla Campania, alla provincia di Napoli. Si parla di lavoro, ma soprattutto lo si parla in un momento particolare. Dicevo prima con l'assessore provinciale che per molti il lavoro è ancora una chimera, e qui si parla di politiche di sviluppo, un po' una contraddizione per certi aspetti. Ma per questo motivo la Camera di Commercio, che come tutti sanno è la casa delle imprese, non può ovviamente trascurare i temi centrali per l'economia e il vivere civile di questa regione, appunto temi come il lavoro. Il lavoro è essenziale per le imprese, il lavoro è essenziale per i cittadini. Riteniamo che momenti di confronto come questi, sia pure in circostanze assolutamente drammatiche come quelle attuali dal punto di vista economico e imprenditoriale, siano assolutamente utili anche per tentare di raccogliere le idee e cercare di far partire la macchina.